Questa mattina lo abbiamo sentito, la manovra è il problema principale, ci sono cose che non vanno. Sì, sicuramente questa manovra non ha avuto il coraggio di fare scelte serie e decise in direzione dell'equità. Noi temiamo che con questa manovra, che porta con sé un notevole incremento della tassazione, rischi di essere per il prossimo anno recessiva, cioè di fare abbassare fortemente i consumi. La questione che poi riteniamo propriamente iniqua è l'intervento sulle pensioni. Noi abbiamo tantissime persone che hanno iniziato presto a lavorare e che si ritrovano dall'anno prossimo, da un anno con l'altro, ad avere davanti a sé ancora molti anni di lavoro, molti di più di quelli preventivati. E stiamo parlando di persone che hanno lavorato oltre 40 anni di contributi. Questa è la questione che a noi ci sembra inaccettabile. Non si fa un'operazione sulla previdenza per dare risposte ai giovani, la si fa semplicemente per fare cassa. E questa è la ragione anche della nostra contrarietà a questi interventi della manovra economica. Tino Fumagalli, segretario regionale della FNP CISL. Parliamo quindi della Lombardia. Ma qual è la situazione dei nostri pensionati? La situazione dei nostri pensionati è complicata dalle vicende nazionali. Come tutti sanno, è sotto gli occhi di tutti, la manovra desta forti preoccupazioni sia nei ceti medi ma anche nei ceti meno abbienti, perché ancora una volta pagano i soliti noti e avranno qualche difficoltà in più l'anno prossimo. A fronte di quello che già è avvenuto sulla nuova introduzione dell'IMU, a fronte, vabbè, la rivalutazione delle pensioni è stata fatta, ma è di ieri la notizia che il governo si appresta a rivedere anche la partecipazione alla spesa sanitaria. Siccome il popolo dei pensionati è il più grande usufruttore, come noto, della spesa sanitaria, non riesco a non preoccuparmi di queste condizioni. Gritti, perché incontrarsi prima di Natale per riflettere sui problemi? Vabbè, questa diciamo è un'abitudine che abbiamo da anni, ma in particolare quest'anno perché con la situazione che c'era in atto nel paese c'era un po' il problema di riuscire a mantenere i nostri iscritti. I nostri iscritti è che queste persone sono tutte quelle che lavorano sul territorio, abbiamo in giro circa 1.000 persone che lavorano sul territorio e sono quelle che mantengono, diciamo, alta cioè la presenza della FNP CISL in tutti i territori, in tutti i comuni della provincia di Bergamo. Anche quest'anno siamo riusciti a mantenere gli iscritti, merito loro, anche ad aumentare di qualche cosa, merito proprio di queste persone che lavorano gratuitamente, lavorano per la FNP perché credono, hanno senso di appartenenza alla FNP CISL e pertanto si sono dati da fare in tutto l'arco dell'anno. E ritenevamo giusto invitarli qui a fare questa piccola festa che facciamo di solito tutti gli anni.